E dopo una piccola pausa estiva, di nuovo, ciao, sono Simone e bentornati nel mio canale. Oggi vedremo un video un pochino diverso dal solito per iniziare piano piano, ma non vi preoccupate, i video ritorneranno con la solita cadenza regolare a partire da oggi. Quello di oggi sarà un video un po' particolare, in realtà avrete già visto dal titolo e capito dal titolo di cosa parleremo, ma soprattutto da quello che state vedendo in questo momento. Ma prima di tutto direi di iniziare. Bene, come dicevamo, sarà un video un po' diverso dal solito, non vedremo Nextion, non vedremo Arduino, ma vedremo un qualcosa di interessante che in realtà, come vi mostro in questo momento, ho portato tempo fa, qualche anno fa in realtà, ed è praticamente, come potete vedere, il video più visto del mio canale. È il video più visto soprattutto da stranieri e è molto vecchio, è fatto, diciamo, con un ed è stato fatto con un audio un po' scarso e ho pensato di rifarlo, magari facendo vedere le nuove versioni del programma di cui ho parlato. Ovviamente sto parlando del programma Fritzing e è un programma interessante che negli ultimi periodi, anche se è partito con l'essere open source, quindi comunque il suo codice è su GitHub, ci si può partecipare, modificare, quant'altro. E nell'ultimo periodo viene richiesto per installare una piccola tassa, in realtà è un pagamento unico, penso che non sia obbligatorio, ma il programma è davvero interessante. Permette di fare molte cose, oggi ne vedremo una, ve ne spiegherò alcune altre, ma diciamo che essendo che per il download e l'installazione in realtà sono richiesti 8 euro, direi che è un buon prezzo. Comunque, non vi dirò chiaramente come farlo perché mi sembra comunque doveroso dare un merito comunque a tutti questi sviluppatori, c'è la possibilità comunque di installarlo senza pagare. Comunque direi che 8 euro è un prezzo onesto e davvero interessante. Come dicevamo, è un programma che ho portato tempo fa sul canale ed è molto visto, quindi mi sembra giusto rifarlo. Questo programma permette di, come prima cosa per la quale io lo utilizzo in realtà, è poter semplificare la creazione, come quella che state vedendo in questo momento, di schemi. Quindi magari prima di fare un circuito, un progettino che avete in testa, invece di disegnarlo su carta, questo programma permette di importare, se non esistono, dei dispositivi, degli strumenti, degli oggetti o utilizzare quelli che già sono esistenti, che sono un gran numero di schede, microcontrollori di tutti i tipi, ad esempio tutti i tipi di Arduino, vari LED, resistenze, vari fili, breadboard, insomma, vi permette, come vedremo tra un attimo, di invece di disegnare su carta e progettare il vostro circuito e stamparlo in varie forme, in varie salse e poi realizzarlo. Permette tra le varie cose, vi faccio vedere una carrellata di funzionalità dal loro sito. Tra l'altro il programma si scarica andando sul sito fritzing con tz.org, quello che state vedendo in questo momento. E qui ci sono un gran numero di tutorial e vari download, c'è la possibilità di contribuire, c'è la possibilità di scaricare librerie con varie parti, ovvero i vari appunto dispositivi, i vari LED, vari transistor, resistenze, tutto quello che vi viene in mente si può scaricare non solo da Fritzing, essendo comunque open source, ma anche andando su Google, digitando Fritzing LED rosso, per dirne una, si
si scarica e si importa. Poi comunque vedremo dopo il programma, vediamo un po' come si utilizza. Comunque, dicevamo, per andare in ordine, questo ritorno dalle vacanze è un po' caotico, ma non vi preoccupate, ritorneremo come prima. Comunque, come prima cosa, in realtà è al tempo, nel 2014, io l'ho scaricato per questo, quando ho iniziato ad avere il mio blog, avevo necessità di mostrare insieme ai tutorial i vari circuiti, invece di disegnarli con Paint, non essendo io un gran disegnatore, ho pensato di scaricare un programma che all'epoca era gratuito, ma ripeto, 8 euro li vale tutti, e appunto che permettesse di disegnare e esportare come immagine il circuito. E questo è perfetto, quindi permette di disegnare circuiti. Tra le varie cose, io non l'ho mai utilizzato, ma leggendo sul web sembra molto interessante, non ho mai provato. Permette di disegnare PCB, scaricarli, avere tutto ciò che serve in entrambi i lati per il nostro PCB e altre cose. Io personalmente lo uso solo per disegnare circuiti ed è veramente molto molto figo. E tra un attimo, spero, lo penserete anche voi se non lo conoscete, chiaramente, perché comunque è un programma che c'è da tanti anni. Comunque lo scaricate e potete, come vi dicevo, contribuire. Qui dovrebbero esserci, ora esatto, il codice su GitHub, insomma, tutto il sito e vi spiega poi come fare. Tra le varie cose, prima di vedere prima di vedere Fritzing, vi dico che è ovviamente disponibile in varie lingue, tra cui chiaramente italiano. E ci sono varie release, come dicono gli sviluppatori, penso abbiano ragione, e questi 8 euro servono per continuare nel tempo a portare nuove release, nuovi sviluppi, nuovi tool, nuovi, insomma, aiutare gli sviluppatori, e penso sia molto molto importante. Ora, come vi dicevo, io lo uso soltanto per costruire circuiti, non mi serve molto aggiornato e quindi in realtà non so neanche che versione io abbia, sinceramente. Fatemi vedere un attimo, ho la 087. Come vedete dal sito, siamo arrivati alla 098, quindi in realtà io sono rimasto molto molto indietro. È facile che quello che vi mostri, e ovviamente ci sia ancora, ma ci sia molto molto di più. Quindi, prima di cominciare, vediamo un attimo come è fatto il programma. E ovviamente in alto c'è il solito menu, potete vedere la vista diversa, la breadboard, lo schema che tra un attimo ora non è molto chiaro perché non c'è nulla e capiremo perché, e la vista PCB che in realtà non vedremo perché non l'ho mai utilizzata e vi direi soltanto delle stupidate, però sappiate che c'è la possibilità di disegnare il PCB, e ruotarlo, esportarlo soprattutto, e vedere vari lati, insomma, tutto quello che serve. Auto in stradale, davvero completo. Però ripeto, non l'ho mai utilizzato, non mi sembra il caso di spiegarvelo. Ci limiteremo alla vista della breadboard, che come sempre si può zoomare in e out. A destra c'è tutta una serie di componenti, e in questo caso vedete che c'è Arduino. E ci sono varie resistenze, vari transistor di tutti i tipi, LED, quelle RGB e non, insomma, è un gran colore. E vedremo oggi un esempio con un LED. Comunque, potete eventualmente importare delle varie parti, e si possono scaricare, come vi dicevo, andate su Google. Cercate Fritzing, che ne so, LED rosso, oppure magari il nostro Nextion, appunto, Fritzing Nextion, e vedete un po' quello che si trova. Ci saranno sicuramente, essendo appunto open source, un gran numero di esempi, direi. Li scaricate e sono tutti formati FZPZ, tutti i formati che iniziano con FZ, diciamo.
Voi li importate e nel vostro Fritzing avrete poi il componente che avete ricercato e potete poi quindi utilizzarlo per il vostro schema. E per ciascun componente in basso ci sono le loro proprietà. Magari vediamo l'esempio come in realtà ho fatto un tempo. L'esempio con un LED, una resistenza e Arduino Uno, ad esempio. E vari cavi, vediamo come poter modificare questi oggetti. Un esempio semplice che, ripeto, è identico a quello che avevo già portato, però ho voluto rifarlo per far vedere in realtà per avere un audio migliore, che veramente era un audio pessimo, e avere qualcosa di nuovo, che comunque sono passati 7 anni da allora, quindi c'è qualcosa di nuovo. Non mi ricordo in realtà se ci fosse il PCB, può darsi, però comunque avete un po' un video nuovo e soprattutto magari i nuovi che mi seguono non hanno visto i video passati, anche perché, ripeto, risale a 7 anni fa e avete modo di vedere, magari vedere la differenza col passato. Comunque, detto questo, e qui abbiamo la nostra breadboard che si può spostare nello schermo. Si può andare a selezionare ad esempio un Arduino Uno. Basta un doppio clic, se non mi ricordo male. No, ok, c'è da importarlo, trascinarlo. Viene messo ovviamente il nostro Arduino che si può bloccare in modo tale che non si sposti per qualche motivo. Si può ruotare la selezione, in realtà è coperto dalla mia faccia, un secondo. Si può ruotare, quindi vado a cliccare cosa voglio ruotare e lo ruoto. Posso chiaramente spostarlo, aggiungere note, mettiamoci test YouTube. In realtà poco importa, però abbiamo tutto su, invece di avere un foglio di carta, lo abbiamo in questo modo. Si può ad esempio andare a cercare LED, diciamo che cerchiamo LED, anche se in realtà è tra quelli principali. Comunque qui c'è un gran numero di articoli e componenti. Vado ad esempio a importare il mio LED, che in questo caso, come vedete, è rosso. Però e se io vado a cliccarlo, anche se in realtà è già cliccato, qui in basso a destra ci sono tutte le sue proprietà. Ad esempio, se volessimo cambiare colore, giallo ad esempio, possiamo andarlo a fare. Ha le sue proprietà, possiamo bloccarlo, insomma, fare un po' di modifiche. Per ora noi ci fermiamo al colore. Lo facciamo giallo, o anzi, facciamolo verde. Oltre a questo, possiamo andare a prendere una resistenza. Prendiamo questa. Anche qua per la resistenza la teniamo di 220 ohm, però come vedete possiamo andare a cambiare il suo valore e come vedete cambia la resistenza, quindi avete anche i colori corretti della resistenza. Magari un giorno vi riporterò un contenuto per capire la resistenza dai colori. Comunque lo vedremo poi. 220. Come vedete sono comunque parti molto dettagliate, c'è ad esempio anodo, c'è il catodo e insomma è spiegato abbastanza bene ciascun componente. La resistenza abbiamo fatto collegamento, appunto. Qui ci viene in aiuto il programma indicando in verdino e nella breadboard tutti i collegamenti comuni, quindi tutta questa parte è in comune, tutta questa parte è in comune e questa anche. Quindi andiamo a collegare questo. Ne mettiamo uno a caso. Ah, non so se avete visto, chiaramente ho tenuto premuto, ho cliccato su un punto, mi è iniziato a tirare il filo. Colleghiamolo ad esempio al pin 13.
vedete D13, e c'è questo filo che se andiamo a cliccare, trascinare, come vedete possiamo modificarne la sua struttura, possiamo dargli un angolo, poco importante, però volevo farvelo vedere. Col clic col destro possiamo andare a cambiarlo in colore, che in questo caso è blu, facciamolo ad esempio rosso. Il secondo filo chiaramente è il nero, lo colleghiamo al ground, si ricorda l'ultimo colore del filo e il programma, e andiamo a cambiarlo, metterlo nero, facciamo clic col destro sul filo, andiamo a farlo nero, andiamo a cambiarne la sua struttura, anche in questo caso, forma più che altro, ecco fatto, lasciamolo così, e il gioco è fatto. E prima di vederne l'immagine, vi faccio vedere il suo schema. Già l'ho fatto vedere l'altra volta, però ve lo faccio rivedere. Ok, andiamo a zoomare. Ok, in realtà si vede poco, però ecco qua. Potremmo andare a spostare, fare tutto quello che ci serve anche in questa forma. Anche qui andiamo a ri spostare i fili. Ok, ed ecco fatto. Questo è il nostro schema, la nostra resistenza indicata sia, beh, come R1, poco importa il suo valore. Possiamo andarla a spostare. Questo è il nostro LED. Anche qua, esatto, c'è il nome e la tipologia, e possiamo andarlo a esportare. Vediamo come esportare questo sulla breadboard. Andiamo a fare file esporta, ovviamente come immagine e PNG ad esempio, e ovviamente si va a salvare. Oppure possiamo fare la stessa cosa con questa forma, e anche qua andiamo a esportarlo. Quindi, insomma, a me sembra un programma molto interessante. Il video di oggi è stato breve, ma ripeto, questo è il primo di una lunga serie. E dopo questa piccola pausa estiva, se lo conoscevate, datemi qualche consiglio magari su cosa poter provare, se c'è qualche strumento interessante di phrasing che non ho magari visto. Io ripeto, ho sempre utilizzato questo che vi ho mostrato oggi, e so che si può creare un PCB, ma non l'ho mai utilizzato. A me serve, ripeto, più che altro per avere degli schemi A come bozza di un qualche piccolo progetto, e oppure come tutorial, come immagine da portare durante i miei tutorial, e quindi davvero uno schemino invece di disegnarlo, e ve lo porto in questo modo. Quindi se avete qualche consiglio, ovviamente lasciatemelo, e vi chiedo di lasciare un mi piace se ovviamente il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Volevo, in realtà, volevo arrivare a 2000 iscritti per l'estate, non ce l'ho fatta, ma ce la faremo. Ad ogni modo, lasciate un commento dicendo cosa ti è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram, vi lascio qui sotto il link per farlo. E direi che da Simone è tutto, alla prossima!